Ma come è arrivata? Oh, stavo a fare una figura di merda, non la vedevo. Ciao Uè. Karen! Ciao! Allora, aspetta che abbasso te, poi abbasso qui. Ti faccio eco? No, non mi pare. Ok. Ciao Karen, benvenuta! Buonasera, ciao a tutti, grazie, grazie dell'invito. No, grazie a te per aver accettato, piacere di conoscerti. Piacere mio. Ciao Ma, chat. però devi sapere una cosa, devi sapere che io, tanti anni fa, io ti conoscevo, ti conosco da tanti anni perché ti seguivo su YouTube ai tempi, Ah quando ancora, sì? sì, quando ancora non c'era Twitch, quando ancora non c'era tutta sta roba. Madonna, sì, che comunque mi dicono sempre tutti come se fosse passato un decennio, in realtà sono 3 anni fa, cioè, di No? cavolo. Non hai cominciato prima di 3 anni fa? Io ho cominciato, sono durata 2 anni su YouTube, poi ho quittato, quindi ho Però quittato tre aspetta. anni fa. Aspetta però. Quindi Tu hai 5. quittato già molto prima della quarantena. Quasi un anno prima della quarantena, sì. Ok. A Quindi 3 anni. quarantena. So 3 anni, solo 3 anni so. Solo 3 anni, sembra passato un botto, però. Ok. Boh, vabbè. Comunque, innanzitutto sono contentissimo di vederti qui. Perché in realtà sono molto incuriosito, non ti facevo mediatore. Ah, ok. Vabbè, hai già quindi annunciato che dovrei essere mediatore. Dovresti essere mediatore, ma perché l'hai rifatto? No, l'ultima volta che l'ho fatto è stato, penso, un annetto fa più o meno. Ok, no, sì, vabbè. In realtà dovrebbe essere quello. Grazie Serse per i 5 abbonamenti, grazie di cuore. Allora, adesso non leggerò più la chat, ragazzi, e non leggo più gli abbonamenti perché se no me perdo, se no ogni 3 secondi me perdo, quindi ecco. Ma senti un po' una cosa, ma da quanto hai cominciato a ristreamare su Twitch? Da esattamente, esattamente no, facciamo 6-7 mesi più o meno. Quindi sei ritornata in pompa magna sui social? Sì, ma perché, guarda, YouTube ancora mi mette ansia, sinceramente, e infatti non credo che ci tornerò. È proprio un tipo di community che non fa più per me. Invece su Twitch mi sto trovando proprio benissimo. Appunto perché. Uno ha una certa o lo banni oppure comunque si rompe le palle di farsi 6 ore di live se non gli stai simpatico, capito? Quindi si crea una community che per forza di cose ti vuole bene, ti tratta bene. E questo mi piace un sacco. Guarda, tu c'hai ragione, però io per dirti, col tipo di contenuto che porto, ne parlavamo fino a poco fa, per me Twitch è molto complicato. Perché io Cioè? porto attualità, psicologia, porto crime, e Twitch non incentiva questo tipo, l'algoritmo non ti porta su, indipendentemente da bravo o non bravo, eh. Beh, oddio, allora, un po' come su tutti i social in realtà, nel senso, è solo perché YouTube magari è un po' più mainstream e i numeri sono più grossi e quindi ci Esatto. sono più possibilità, però in realtà il trash è quello che tira di più un po' ovunque. Cioè il trash così come un po' le robe un po' leggere, insomma. No, sì, c'hai ragione, però vabbè, vediamo che riusciamo a fare. Io mi do un altro anno, poi vediamo. Vediamo un attimino, perché ho cominciato Tu da prova. poco, eh. Anche Ho cominciato da pochissimo. perché. Sicuramente, se sei uno dei pochi a proporsi su queste tematiche, magari invece scopri che c'è una community che ne sente il bisogno. No, guarda, io ti dico, la mia community è fighissima. C'ho un rapporto con la community bellissimo, però è pure vero che se non riesci a costruirti in un certo modo è complicato pure sopravvivere. Perché tu immagini, io ho lasciato lavoro fisso, lavoro dove guadagniamo un botto di soldi. Ah, stai puntando solo su questo? Sto puntando solo su questo adesso, sì. Perché è vero che guadagnavo un botto prima, ma c'avevo una mano intorno al collo che non mi permetteva più di respirare, no? E quindi ho detto, senti, sta cosa mi piace, le cose stavano andando abbastanza bene, uno stipendiuccio ce lo tiriamo sempre fuori, quindi ho detto, senti, io ci provo, vediamo che succede. Tu puntaci tutto il tuo massimo e vada come vada. Ma sì, oh, se è male che se va male, va male, che tocca fa? Uno va così, va così. Allora, senti, ma tu come vedi il test delle 16 personalità? Che cos'è per te sto test delle 16 personalità? Non lo so, non riesco a capirlo, sinceramente, non riesco a capire quanto ci sia di scientifico, di vera psicologia, e insomma, quanto sia reale, ok? E quanto invece sia una roba un po' all'oroscopo, come dire.
Allora, guarda, il test delle 16 personalità è un po' particolare. Innanzitutto c'ha molti limiti, perché è già un test autoriferito, quindi è come tu ti vedi, e quindi ci stanno delle percezioni che tu c'hai. Poi è vero, poi ci sono le funzioni cognitive, che sono 4, ci sono le disposizioni, vabbè, non entriamo nello specifico, lo facciamo molto generico. C'è una parte, si parte dalle funzioni cognitive di Jung, c'è una parte di psicologia, ma bisogna sempre prendere tutto in punta di piedi, anche perché chi ci dice che siano veramente solo 16 personalità? Chi ci dice che non ci sia dell'altro? Quindi va preso tutto molto con i piedi di piombo. Il rischio è proprio questo dell'oroscopo, oppure di farlo diventare un dogma. Pensa che in America hanno dovuto limitare l'utilizzo, perché licenziavano e assumevano in base al test delle 16 personalità. Beh, follia. Mi sembra un po' esagerato. Una follia totale. Allora, guarda, io ti posso dire una cosa che so, siccome io faccio montaggio video per questo ragazzo, non so se conosci questo YouTube, si chiama Seul Mafia su YouTube. Come no? Ho visto un suo video l'altro giorno, uno sul gay pride. Faccio montaggio per lui. Okay. E praticamente, per forza di cose, vengo a sapere delle cose sulla Corea, no? Su come funziona. Okay. E i coreani puntano tantissimo sul test delle 16 personalità per trovare la loro anima gemella, cioè è proprio una cosa che mettono magari come richiesta nei siti di incontri. Beh, allora il rischio è proprio questo, però diciamo che in Corea c'è ancora questo limite un pochino su tante cose, hai visto, tendono a estremizzare un botto di roba, hai visto pure... Visto che li monti tu, io ho visto ultimamente il video su il gay pride e il non pride, quindi l'anti-pride, e fa impressione proprio come sono. Ho visto pure il video in cui dei ragazzi dicevano di essere omosessuali e facevano finta di essere omosessuali e i genitori gli dicevano che l'avrebbero diseredati, che l'avrebbero cacciati di casa. C'è sta tendenza molto all'estremo in Corea. Ma loro si sono sviluppati comunque l'altro ieri, quindi è ovvio che poi sul sociale siano un po' più a rilento. Sì, poi sai che c'è che il tipo di cultura proprio in generale, noi abbiamo una cultura individualista, loro hanno una cultura di base olistica, quindi loro si dovrebbero basare sul gruppo sociale. Poi non è così, perché sappiamo tutti i limiti, ma... E questo crea grandi differenze già, no? E quindi trovare un test che finalmente ti può dare delle informazioni su qualcosa che normalmente tu non puoi strutturare, visto loro non sanno molto sul sesso, non sanno molto sulle dinamiche relazionali, dici porca miseria, trovo qualcosa che mi dà una strada e mi fa trovare la cosa che piace a me. Quindi è molto in linea con la loro visione. Però oggi non siamo qui per parlare di Corea, ma siamo qui per parlare di te. Allora, noi ci vediamo, ti dico, noi ci leggeremo un pochino la descrizione, ma poi io ti faccio delle domande un po' così, senza... Non mi piace, perché sennò diventa una live sulle 16 personalità e basta, e è un po' noiosa. Ok. Allora. Quindi rifacciamo il test, giusto? No, non facciamo il test, ci leggiamo la descrizione, ci leggiamo la descrizione del mediatore. Ok. Vediamo quanto ti senti in linea e poi ti faccio delle domande in particolare. Va bene, vai, prego. Allora. Le personalità del mediatore sono idealiste convinte, sempre alla ricerca di un accenno di buono anche nelle persone e negli eventi peggiori, di modo da rendere le cose migliori. Sebbene possano essere percepiti come calmi, riservati o persino timidi, i mediatori hanno una fiamma, una passione interiore che possono davvero risplendere. Come ti trovi in questa cosa? Allora, nella prima parte 100%, a volte ho proprio, cioè sono proprio bacata e mi metto a cercare proprio a giustificare anche magari gesti incredibilmente di merda e cerco di trovare una giustificazione per capire il perché sono stati fatti e di umanizzare sempre la cosa, quindi su questo mi trovo sempre proprio al 100%. Ok. Sul fatto invece di... oddio, cos'era? Sul fatto che sebbene possano essere percepiti come calmi, riservati o timidi, i mediatori hanno una fiamma e una passione interiori che possono davvero risplendere.
Sì, oddio, questo sì, in live sicuramente non sono molto calma e timida, però boh, sì, dai, sì, in generale. Ma senti, ma sta cosa del essere un'idealista convinta, quanto nella tua vita è un vantaggio e quanto uno svantaggio? Perché sicuramente da una parte ti dà forza, no? Però dall'altra è pure molto limitante. Nel senso che è limitante perché faccio sempre la parte dell'ingenua, quella che un po' se la piglia in quel posto, dici? Ma sai, però, in realtà questa è una parte di percezione che ci può essere, ma una persona che si ostina a vedere qualcosa, perché tu adesso stai a vedere solamente la cosa negativa, no? Stai vedendo solamente quando magari cerchi di vedere il buono in qualcuno e ti ostini a guardarlo. Però dall'altra parte potrebbe essere pure che tu c'hai un ideale talmente forte in te che lo porti avanti, e sta cosa ti può portare pure a cozzare magari con tuo superiore, con una persona che c'hai accanto. Allora, anche qua, ideali, nel senso, non ho degli ideali oggettivi pratici, cioè io sono molto malleabile sotto qualsiasi punto di vista, appunto anche sotto l'aspetto del come vedo le persone. Per quello stavo facendo il ragionamento rispetto alla frase subito dopo, non più che sul idealista. Io sono sempre quella che in realtà mette le proprie idee, le proprie convinzioni in secondo piano rispetto a quelle degli altri. Ok. Perché, ecco, se devo essere idealista su qualcosa è che nessuno ha la verità in tasca, tantomeno io, e quindi il dubbio lo metto un po' ovunque su tutti, principalmente su di me, però questo è un po' un problema, ecco. E certo, scusa, ma c'ho il microfono che fa le bizze. Ma certo, sta cosa crea un problema, sì, perché a un certo punto vai pure ad annullare te stessa, no? Perché sta cosa ti porta a un'insicurezza, quindi c'è sta doppia cosa. E quindi immagino che sta cosa ti crei difficoltà, soprattutto su una persona che davanti a te reputi attendibile, una persona che è molto forte, cioè che tu reputi credibile, ecco. La sua credibilità ti mette in difficoltà, quindi potrebbe essere. Sì, tantissimo, ma sono proprio il tipo di persona che va ad annullarsi appena appena c'è un tipo di personalità che sento, percepisco come superiore sotto alcuni punti di vista, io devo allontanarmi, perché altrimenti divento veramente una meba, praticamente. Addirittura? Interessante questa cosa. Può essere molto in linea pure col discorso che hai fatto, per esempio, pure prima su YouTube, sul tuo essere in un certo modo e aver cambiato adesso la tua strada? Oddio, aspetta, in che senso? Che discorso avevo fatto? No, prima hai detto che YouTube, hai detto che ti mette ansia per determinati motivi, immagino pure perché prima, in passato, eri diversa, eri una persona diversa, e quindi sta cosa sicuramente ti ha portato... Questa nuova Karen magari rifugge da quel tipo di personalità che aveva? In realtà sono diventata più fragile con il passare del tempo. Quindi sto fuggendo forse più adesso rispetto a prima. Cioè prima la mia immaturità, perché comunque ero molto più immatura, mi portava un po' a sbattermene, no? Delle cose, anche quelle sia giuste che non giuste, ecco, di cui sbattersene, diciamo. Adesso invece sono diventata molto più succube del giudizio altrui, e anche di... sono diventata mi guardo molto più con la lente di ingrandimento rispetto a prima, e odio mettere in pubblica piazza troppo di me stessa, perché appunto mi sento molto più fragile rispetto a prima. Porca miseria, lo sai che non pensavo? È interessantissima sta cosa, cioè non andremo oltre perché hai appena detto che non vuoi mettere in pubblica piazza quella tua... però è interessantissima in realtà sta cosa, è fighissima, nel senso che c'è un lavoro grande dietro che però probabilmente non è ancora compiuto, forse sei in quella fase di intramezzo. Sì, okay. Sì. Però non andremo in corso. Oltre, andremo... Ti giuro che continuiamo col test, non ti sfruguglio di più,
Però è interessante, veramente figa sta cosa. Allora, comprendente solo il 4% della popolazione, vabbè, è purtroppo elevato il rischio che il tipo di personalità del mediatore si senta incompreso. Tuttavia, quando scopre persone con mentalità simile con cui trascorrere il proprio tempo, l'armonia che prova sarà fonte di gioia ed ispirazione. Allora, quando scopre persone con mentalità simile con cui trascorrere il proprio tempo, l'armonia che prova sarà fonte di gioia ed ispirazione. Sì. Quindi, sì. Diciamo che il tuo parlare con persone è per pochi. No, oddio. Dipende in che senso. Cioè, il parlare di che cosa? In modo profondo, suppongo. Penso un po' più sì. Dove tu magari ti senta più a tuo agio, dove tu possa levare pure sto freno, dettato pure da quello che hai detto, che magari ti mette quella paura del giudizio, tutta sta roba, no? Sì, allora, stavo tra l'altro parlando di questa cosa con un mio amico recentemente. Ci sono persone con cui io mi trovo molto d'accordo, tra l'altro, che però non riesco ad imitare, che hanno questo metodo di pensiero di cercare amicizie in persone che ritengono magari superiori a loro in qualcosa, no? Okay. O di cultura o di intelletto o okay. Comunque che, da cui possono trarre ispirazione e che quindi sì, possono lasciare qualcosa, no? Io questa cosa la stimo molto, ma non riesco a farla. Io ho bisogno di persone simili a me, che sento vicine da un punto di vista umano e come si dice, proprio di linguaggio. Ok. Altrimenti non riesco a sentirmi libera di essere me stessa. Ma ti capita spesso di trovare persone con questa similitudine, con questa roba similare che c'hai, oppure è difficile, fa una cernita, è una cosa che senti a pelle, è una cosa che senti andando avanti? È una cosa che sento a pelle di solito, okay. E di solito è giusta. Si rivela giusta poi. Però sì, sono poche. Bene, allora io te la invidio perché c'hai una grandissima botta di culo, se lo capisci, eh? Perché io invece ho bisogno di un sacco di tempo. Sì. Sì, perché a me io sono fatto così. Allora, di primo impatto, se una persona non la conosco, dico ok, non la conosco, vediamo un po', magari ho una prima impressione, dico ok, non mi piace tantissimo, cioè questo, però poi aspetto, e a volte poi che succede? Che mi succede tante volte che magari mi affeziono, però quella persona è una merda. E quindi me la prendo doppiamente, doppiamente, capito? Perché io cerco, poi con questa cosa, io purtroppo ho sta croce del, hai studiato psicologia, quindi c'ho sta croce che la gente poi si avvicina a me solamente perché io ti posso aiutare in qualche modo, quando a me da aiutarti, non è che non me ne frega un cazzo, però ti voglio aiutare come amico e come Max, non come se fossi certo. Una persona che te fa terapia, capito? E quindi questo mi però mette aspetta, perché in realtà anch'io, cioè allora, se stiamo parlando di persone simili, le individuo quasi sempre a pelle, però poi non è detto che non me la piglio in quel posto pure io, cioè sono certo. Simili, ma magari comunque certo. Sono dei bastardi di merda e alla fine mi fanno del male in qualche modo, cioè non, nulla toglie. No, ma cioè, vabbè, quello è chiaro, ma ti posso dire da una parte pure meno male che sia così, perché se non ci fosse pure il dolore non apprezzeremmo poi la felicità, la gioia in qualche modo, ci deve stare. Certo. Il mondo è bello perché è vario. Magari sono persone che sono splendide ma non sono adatte per noi. Questo è importante. Però, insomma, già trovare qualcuno che è simile, che pensi che possa... Già, guarda che jumper passa avanti, eh. Io ti dico... Vabbè. Ok, beh. Complimenti. Allora, i mediatori sono guidati dai propri principi, invece che dalla logica, l'entusiasmo o la praticità. Al momento di decidere come andare avanti, i mediatori cercheranno onore... è tradotto dall'inglese, quindi non è proprio prendi onore per quello che è. Bellezza, morale e la virtù sono guidati dalla purezza del loro intento, non da premi e punizioni. Quindi praticamente qua ci dice che ci sono dei principi che a volte superano addirittura la logica, ok? Se quei principi sono radicati in te
E non sono premi e punizioni che ti portano avanti, ma il fatto che questa cosa che stai facendo è proprio in linea con te stessa, è coerente con te. Credo di sì. Credo di rispecchiarmici, però appunto non... cioè, i miei principi ho... vado a sensazione più che altro. Se una cosa non la sento in linea, sì, con me stessa, non la faccio per quanto magari possa essere ritenuta, che ne so, magari mi fa guadagnare un tot di soldi o mi fa avere 5.000 aspect su Twitch, che cavolo ne so. Di solito seguo di più il fatto che deve essere in linea con me, cioè non deve farmi sentire a disagio. Poi, se parliamo di principi, però non è che ti so fare la lista di no. Credo in questo, credo in quest'altro, cioè boh. È una cosa più tua, guarda, principi intesa in quel senso, più o meno cioè, in linea con te. Ma e senti, ma come te la gestisci sta cosa che stai dicendo ora delle sensazioni? Per esempio, sul web, ma Twitch in sé per sé, è un'interfaccia che ti dà tanta comunicazione. È vero che ci stanno tante persone che ti seguono perché vogliono seguirti, perché piaci, però dall'altra c'è pure un'esposizione all'errore, al giudizio veloce, allo scivolone molto più grande, no? E se YouTube ti dà questa sorta di insicurezza, come riesci a sopperirla su YouTube? Se su Twitch, scusa. Allora, partendo dal presupposto che per ora su Twitch sono ancora piccolina, non faccio numeroni che possano farmi sentire troppo in pubblica piazza, cioè... è ancora, sono dei numeri che per me mentalmente sono molto gestibili. Okay. Quindi, partendo da questo presupposto, in ogni caso io mi vivo la papera, la cazzata che mi può sfuggire in modo molto più leggero rispetto a YouTube. Perché per esempio su YouTube, ok, fai montaggio video, quindi gli errori teoricamente li togli tutti, no? Mm-hmm. Però metti caso che dici la cosa che poi in realtà fa scoppiare una polemica, in quel caso avresti molte meno occasioni di chiarirti, di far capire, perché è sempre la parte marcia, no? Che viene più fuori. Poi il video di scuse o di spiegazioni non se lo caga nessuno. Invece, se le cose succedono in diretta, io ho la chat che magari mi dice: Karen, guarda che hai appena detto una cazzata gigante. Ok. E ho subito il tempo di spiegare cosa intendevo, chiarire, rendermene conto, quindi magari scusarmi e dire no, scusate, intendevo qualcos'altro. Cioè è tutto molto più umano, interazione umana, capito? Io posso spiegarti che cosa cazzo intendevo, non c'è un taglio che me lo impedisce, non c'è la fine del video che rende tutto assoluto. Ok, quindi è praticamente... che se ci pensi è particolare come cosa, perché molta gente invece col prodotto finito si sente più safe, e invece a te è figa sta cosa, la malleabilità di quello che succede, cioè il fatto esatto. Che sia mutabile, mutevole, è una cosa che ti rende tranquilla. Guarda che è particolare, però è interessante, perché io per esempio sono come te su questo, io preferisco l'interazione diretta, io leggo tutta la chat, non so grande, io so piccolina ancora, cioè ho i miei 100 spect, 150, 200 quando va bene, sto qui, combatto ogni giorno come se fossi un farlocco lì, qui, che mi butto da una parte all'altra, però insomma è proprio, a me pure piace, io preferisco questa cosa della modifica, del potersi interfacciare, del potersi anche spiegare con delle sfumature di colore che un video freddo e diretto non ti può dare, quindi però ti assicuro che una percentuale molto alta non è così, è il contrario, cioè sono più tranquillo su YouTube perché posso gestire, perché posso controllare, quindi c'è una mania del controllo più grande. Non lo so, non so se c'è un giusto o uno sbagliato, se dipende solo dal punto di vista, sinceramente. Io mi trovo proprio da Dio con questa malleabilità, come dicevi. No, io guarda, adesso comincerò per espandere un po' a fare pure delle live su YouTube, perché adesso offline si può fare, però ti dico che io Twitch me la sento proprio casa ormai, sono più tranquillo, cioè è il mio mondo,
Però... Anche a me fa questo effetto, infatti. È vero, di tranquillità, no? Io sono proprio contento di accendere il computer e accendere la telecamera. Esatto. E poi mi piace male quando vedo le analitiche dopo, però io streamo senza numeri. È vero, okay. No, però io streamo senza numeri perché Twitch te lo fa molto sto up e down, no? Ah, nel senso che mentre sei in live non controlli? Non controllo niente, io non controllo mai. Perché mi succede che se magari, metti visto, magari c'è un lag, una cosa, ti scendono gli spettatori a caso, io diminuisco la performance, pure se so le motivazioni, perché dico, porca puttana, vedi, sto andando male, non sto andando abbastanza bene, devo spingere di più. E invece, levando i numeri, me deprimo dopo, sto da solo, almeno c'ho il tempo di assimilarlo, oppure so felice, perché non è che va sempre tutto male, aspetta, sennò sembra che, tu, cioè, che ce sto a fare su Twitch, però no, insomma, è importante. No, beh, comunque mi sembra la cosa più sana da fare, sinceramente. Poi i numeri si controllano dopo, per forza di cose. Sì, perché volente o nolente, il mondo che viviamo è un mondo che si basa sul numero, no? Eh sì. Che se ci pensi, è una grande cazzata, perché tante persone... Prendi un Instagram. Instagram ci stanno persone che hanno 1 milione di follower e hanno le stesse interazioni mie che c'hanno 11.000. Mm. E quindi questo dovrebbe far capire... Le aziende però gliene frega una mazza. Ah, c'ha 400.000 a posto. Ma guarda, inizia a fregare comunque. Oh, eh. Bene. Sì? Cioè, bene. Sì. è ovvio che se sei più piccolo, specialmente su Instagram, vieni notato per ultimo. Però ti dico, su quelli grandi iniziano a guardare molto di più i numeri effettivi che il numero dei follower. Beh, te posso dire, meno male. Meno male che se uno... No, ma infatti è giusto. Un engagement rate di un certo tipo fa la differenza, su, dai. Certo. Vabbè, allora, a loro meglio queste qualità consentono alle persone con il tipo di personalità del mediatore di comunicare con gli altri in modo profondo, parlando facilmente con metafore e parabole, vabbè, con le parabole non esageriamo, però con metafore è comprensibile, e comprendendo e creando simboli atti a condividere le proprie idee. La forza di questo stile di comunicazione intuitiva si presta bene a opere creative, e non è una sorpresa che molti famosi mediatori siano poeti, scrittori o attori. Ti ho sentito, non so se anche in live è andata via un po' la voce. Allora, c'ho un problema col maledetto microfono. C'ho il devi cavo stare che... proprio perpendicolare? No, c'ho il cavo che a volte non so perché mi si stacca. Ah, cavolo. Vabbè, lo ricomprerò. Comunque, te lo rileggo allora. Allora, sì. A loro meglio, queste qualità consentono alle persone con il tipo di personalità del mediatore di comunicare con gli altri in modo profondo, parlando facilmente con metafore e parabole, e comprendendo e creando simboli atti a condividere le proprie idee. La forza di questo stile di comunicazione intuitiva si presta bene a opere creative, e non è una sorpresa che molti famosi mediatori siano poeti, scrittori e attori. Vado? Vada, prego. Anche qua... 100% d'accordo, quando vado di discorsi filosofici con appunto persone simili a me, quindi cioè proprio arrivo al momento proprio della goduria in cui posso liberare tutte le mie fantasie, no? Io parlo proprio tantissimo con metafore e parabole, quindi qua mi ci ritrovo tantissimo. Ok. E anche sulla cosa degli scrittori, in realtà adesso io non voglio fare la presuntuosa. Vai, la faccia. Non sono una scrittrice, però mi è sempre piaciuto molto scrivere. Ok. Ho anche parlato spesso con le persone tramite lettere e poesie, quindi sono anche un po' patetica sotto questo punto di vista, no, perché mi sono fatta... Perché? No. Ho scritto... Da ragazzina scrivevo le poesie alle mie crush e poi andava sempre male, però vabbè. Allora, per farti sentire più a tuo agio, ti racconto sta storia. Vai. Io avevo 10 anni, facevo la quinta elementare. Ero innamorato perso di tale Antonella. Ok. Ok? Le scrivo una lettera che ancora c'ho. Ce l'ho qui. Tipo, sei bella come una farfalla. E roba del genere. E le scrissi. Non la far leggere a nessuno. Lei l'ha fatta leggere a tutta la scuola. E io mi sono sentito... No, ma che stronza. Sì. E mi sono sentito un emerito coglione. Tu immagina, io mi sentivo un coglione. E io infatti c'ho il trauma che ancora, nonostante io abbia fatto pure terapia, ne abbia parlato, roba così, non riesco a provarci. Io non riesco a provarci con una ragazza perché magari chiaramente tiro...
i fili come se per arrivare, se una persona mi interessa, per far capire il mio interesse. I fili. Sì, cioè, faccio capire in qualche modo, però non sono più diretto, perché quella volta ho preso una tramvata talmente forte in faccia che sembrava tipo uno di quei film di Stali Olio dove loro vanno a sbattere. Io ho preso una botta talmente grande che... Cavolo. Ti giuro, ma oggi se ci ripenso io mi vergogno, non ci posso fare niente. Scusa, che in che classe, quanti anni avevi? Non ho, io avevo 10 anni, ero piccolino. A 10? 10 anni e immagina tutta la scuola, che a un certo punto io vedo tutta sta scuola che si passava sta lettera. E io poi la sono riuscita a rirecuperare. E stavo lì che facevo... Ma poi c'avevo i primi Motorola, cioè veramente i primi proprio... quelli là grossi così con antenna che faceva, sì, tipo provincia di Roma. E questa diede... Perché io le lasciai pure il numero di telefono. E mi arrivavano tutti SMS di gente che mi insultava e mi diceva roba. Cioè... No! Sì, vabbè, sì. Ma che cazzo! Ma che bulli di merda! Lo so, ma pure lei! Lei infatti è stata una stronza, infatti spero che adesso, guarda, stia soffrendo per amore tantissimo, però al di là di... Vaffanculo Antonella! La stronza! Ciao Anime Light, Night, ciao Livio, sei tu sicuramente perché sei un cretino. Vabbè, continuiamo col test di 16 personalità che dopo sta storia... La figura di merda l'abbiamo fatta, quindi bene così. Ma non è vero, l'ha fatta lei, bastarda. Ma credimi, oh. Mortacci sua, guarda, vabbè. Comprendere se stessi e il proprio posto nel mondo è importante per la personalità del mediatore, ed esse esplorano queste idee proiettando se stesse nel lavoro. Questo è interessante, eh? È interessante. Nel senso che non riesci ad avere un distacco tra quello che sei e quello che fai. In parte sì, pure perché, e soprattutto hai bisogno di comprendere il tuo posto nel mondo... utilizzando la tua creatività che poi di conseguenza sfocia pure nel lavoro. Direi che, visto che ho fatto la youtuber, la twitcher, tutto qua, direi che mi rispecchia leggermente. Ma senti, ma il tuo posto nel mondo adesso l'hai trovato? No, è proprio un viaggio lunghissimo, penso che me lo trascinerò dietro fino alla vecchiaia proprio. Ma aspetta, ma non l'hai trovato per quale... Aspetta. È interessante sta cosa. Non l'hai trovato per quale motivo? Nel senso, è per una questione lavorativa o in generale proprio stai cercando un posto per te? Allora, perché io so di aver bisogno di fare un lavoro che abbia una vena creativa dentro. Il problema è che questa informazione è l'unica che sono riuscita a capire in 27 anni. Okay. Cioè... Ci sono tutte le persone, no, al mondo che, almeno da quello che mi sembra di avere attorno, tutte le persone al mondo mi sembrano convinte e già coscienti di quello che cazzo vogliono fare nella vita. Io invece, ti giuro, è da 27 anni che fatico tantissimo per capire anche solo che cosa non mi fa schifo. E l'unica conclusione a cui sono giunta è appunto che io mi devo inserire in qualcosa che abbia un che di creativo e su cui io possa avere delle libertà mie artistiche, anche di proprio tipo come tipo di lavoro, deve essere un lavoro che io mi possa organizzare, ecco. E io questo è tutto quello che so, e ti giuro, penso che sia il l'obiettivo della mia vita, trovare che cosa minchia devo fare, cioè trovare il punto, no, il succo. Posso dirti che ti faccio sentire meno sola. E io sono sempre Max. Ho fatto 11 anni di animazione turistica, mi sono laureato in scienze tecniche psicologiche, ho lavorato dentro uno studio terapeutico per un periodo, poi dopo sono entrato dentro una grande azienda dove avevo un super ruolo, ho fatto teatro 11 anni, sono entrato pure in una grande scuola di teatro dove potevo fare successo, ma niente. A 30 anni ho detto no, questo non fa per me, io adesso mi butto sul web perché tutto il resto non mi piace, quindi... Tu ce n'hai 27 e stai già molto più avanti di me, te posso dire, perché io ancora ce n'ho 32 e ancora sto qui che sto a cercare bene dove tirare le frecce. Quindi io penso che è pure il tipo di mondo che stiamo vivendo che non ci aiuta in questo, a parte gli scherzi, perché io quando facevamo i comizi, le cose, spiegavo sempre, è come se tu fossi un pesce rosso, che chiaramente...
con la dovuta bolla d'ossigeno intorno, deve fare una scalata su una montagna. E quindi diventa complicato per te. Però se tu metti il pesce rosso dentro il suo habitat, ci saranno i pericoli del mondo, ci saranno altri pesci, altre persone, però voglio dire, sei nel tuo habitat e puoi lottare per qualcosa di più affine a te. Secondo me adesso abbiamo talmente tanti stimoli e dobbiamo talmente tanto apparire piuttosto che essere, che diventa molto complicato anche comprendere. Mazza, sono stato... ho fatto la metafora del pesce rosso, ti vorrei far vedere pure io le metafore. Io vado, io do forte. Sì, quindi. Comunque sono d'accordo, credo anch'io che un po' questa cosa c'entri sicuramente con un po' la crisi esistenziale che credo che bene o male un po' tutti l'abbiano, sì. Poi io me la vivo un po', cioè la mia percezione è comunque di essere una minoranza, di far parte di una minoranza. Per il tuo bagaglio magari... empirico però. Per la tua esperienza però, questo. Sì, per quello che percepisco. Può essere sbagliato. Però ti dico, e su sta cosa puoi provare a cambiare prospettiva, perché se noi ci basassimo solo su quello che vediamo, che percepiamo, sarebbe proprio un problema. Prova a immaginare, adesso se noi utopicamente ci basassimo sulla nostra live, il nostro mondo sarebbe che esistono solamente un maschio, una femmina e dei numeri in chat, che non sono esseri umani, che scrivono, che non hanno una forma di corpo. Questo per dire che ogni bagaglio empirico, ogni esperienza è molto personale. E quindi in realtà il mondo è talmente variegato che però c'è una cosa sottile, secondo me. Il mondo vuole omologarti, cioè vuole che il mondo sia tutto uguale. Però vuole che tu emerga in questo mondo creato a stock, no? Se ci pensi pure i vestiti, le cose, prima andavi nel posto all'estero, trovavi la roba tipica, adesso trovi H&M, Zara, sempre le stesse cose. Però devi distinguerti. E secondo me sta cosa ci porta a pensare che siamo molto più soli di quello che in realtà è. Perché sono tante le persone che vivono in questo mare de merda e non riescono a vedere sott'acqua, capito? Però questa è una mia visione, eh. Un po'... T'ho stunnato, va bene. No, va bene. T'ho chiuso, va bene, non dico più niente. No, non so come rispondere, cioè posso essere, non lo so. Vabbè, ma non serve che tu risponda per forza, va bene, andiamo avanti, c'è problema. Va bene. Allora, la capacità dei mediatori con il linguaggio non si ferma con la loro lingua madre, anzi, sono considerati dotati quando si tratta di apprendere una seconda o terza lingua. Il loro dono nella comunicazione si presta bene anche per il desiderio che hanno di armonia e ciò li aiuta ad andare avanti quando scoprono la propria vocazione. Vabbè, posso dire, sono sempre stata portata nelle lingue. Bene. Me la tiro, grazie. Seconda o terza lingua addirittura? Terza ancora no, perché sono pigra più che altro. Ok, quindi che sei sull'inglese la seconda? Italiano e inglese, sì. Cioè, italiano, okay. Ero brava in italiano e inglese. Ok, perfetto. Dai, beh, però è già in linea. Allora, tuttavia, diversamente dai tipi di personalità più sociali, i mediatori concentrano la propria attenzione solo su alcune persone. Una sola degna causa. Se diffusi troppo sottilmente, esauriscono la propria energia e possono persino demoralizzarsi ed essere sopraffatti da tutto il male del mondo che non riescono a combattere. Tra l'altro mi fa ridere la frase «si tratta di uno spettacolo triste per gli amici dei mediatori». Un po' triste in realtà. No, eh? È triste... Vabbè, è uno spettacolo triste perché appunto... essendo coinvolgenti, quando vedono che pure, hai visto, quando c'è una persona che è un punto di riferimento che crolla, va in difficoltà pure tu, chiaramente, perché punti molto su quella cosa. Ti succede? Allora, qua ti posso fare un esempio, il più recente che mi viene in mente. Io sono molto sensibile sulla tematica ambientalista. Ok. E sono anche molto fan di Barba Scura, tra l'altro, quindi mi stavo leggendo il suo libro che com'è che si chiamava? Saggio erotico sulla fine del mondo. Ok. Che parla appunto della fine del mondo per la crisi climatica, fondamentalmente. Ok. E dopo averlo letto io ho fatto una cosa come 2 mesi in cui
E tra l'altro mi ha lasciato qualcosa dentro di brutto. Ho fatto 2 mesi in cui non riuscivo a vedere più un senso nell'esistenza. Cioè mi sono proprio lasciata... Sì. Ho detto, okay, vabbè, allora che cazzo di senso ha? Mi sono proprio lasciata trascinare in giù da questo libro perché mi aveva fatto rendere conto di quanta poca speranza ci rimane, capito? Ok. E mi ero proprio tanto demoralizzata su questo aspetto. Ecco. Quindi, cioè, un esempio così, però poi non lo so, dovrei pensarci un attimo. Vabbè, ma ti succede, ti faccio un esempio, se tu stai dentro un gruppo di persone, ok, ti succede che alcune tu non riesca proprio ad ascoltarle e invece ti concentri su alcune invece sei molto più concentrata e riesci più a far girare la tua energia verso sta persona? Sì, però aspetta, cos'è che c'entra con il... Forse non ho capito io il pezzetto di testo. Allora, c'entra perché praticamente dice che il mediatore si concentra soprattutto su poche persone, su una causa in particolare, ok? Dice che è molto selettivo. Okay. Mm. E quindi lo spegnimento energetico... Questo, noi abbiamo parlato delle conseguenze dello spegnimento energetico, come hai detto tu adesso, hai fatto l'esempio. Però questa cosa può portarti anche, per esempio, ad avere delle difficoltà in gruppi sociali, perché concentrandosi su poche persone non riesci a filtrare gli altri, no? Quindi ti succede questa cosa? Sì, tantissimo. Continuamente. È tremenda, vero? La odio, è roba che proprio mi fa sentire più fuori posto al mondo. Sì, cioè non riesco a stare nei gruppi di persone fondamentalmente. Oh, ma guarda che è una cosa incredibile, mo sarà una casualità, il test delle 16 personalità è un po' così, però è una cosa comune questa a tutti i mediatori. Tutti i mediatori hanno sta cosa qui. Ma e come te la vivi? Cioè non ti fa sta male sta cosa? Mi fa sentire un po'... cioè, ovviamente nel momento in cui cerco di crearmi delle amicizie e crearmi dei gruppi, mi fa sentire un po' quella disagiata che non è in grado, cazzo, di essere spigliata, di aprirsi, di star tranquilla in compagnia. Cioè, c'è sempre quel disagio di sottofondo quando ci sono con troppa gente... C'è sempre quel disagio sottofondo e quel bisogno di aggrapparmi a magari uno in particolare, due in particolare su cui faccio girare proprio poi tutta la mia attenzione per... sì, perché magari sono quelli che sento simili, eccetera, eccetera, e se non li trovo io è facile che passi anche tutta la serata in silenzio. Addirittura? Sì, proprio disagio totale. Porca miseria, madonna, cioè quindi, ma ti succede spesso di non trovare qualcuno così affine nei gruppi? Allora, sai che mi è difficile dirti sì o no perché negli ultimi anni non ho avuto molte relazioni sociali. Ok. Le sto un po' recuperando adesso anche con la fine della pandemia, tutto quanto. Sto un po' recuperando adesso queste cose e quindi non me lo ricordo fondamentalmente, cioè prima di quest'ultimo periodo le altre volte in cui avevo dei gruppi grossi era quando avevo 18, 17, 18 anni, cioè è passato un botto di tempo, perché poi appunto ho anche cominciato con YouTube, quindi mi sono un po' chiusa in cameretta a fare video, a pensare cose, a uscire magari con colleghi, quindi magari individualmente, cioè la mia vita ha avuto un po' un cambio netto in cui non ho più avuto quell'occasione di buttarmi nella vita comune, come dire, mm-hmm. Non so come descriverla. Sì, ci sta, comune ci sta. E quindi non ho più molti ricordi a cui appigliarmi, cioè dovrei andare veramente tanto indietro o se no proprio ad oggi, ma ad oggi mi sto selezionando le cose con molta cura. Ok, ma pensi che questa scelta che ci hai avuto pure del chiuderti in cameretta, come hai detto, pensi che t'abbia più levato o più dato? Che guarda che non è scontata la risposta in realtà. Sai che non lo so, è un mi puzza di 50 e 50. Ma lo rifaresti, insomma, per farti capire? Ti richiuderesti come hai fatto in passato?
Diciamo non del tutto, cioè non sceglierei una strada diversa, ma la percorrerei in modo diverso. Ok, ecco. Ok, interessante. Beh, io mo c'ho un ricordo molto vecchio del tuo vecchio video in cui parlasti di sta cosa, di quello che fu. E quindi, però io penso che in realtà se poi sei arrivato a capire sta cosa è pure perché hai fatto quei passaggi, se no non l'avresti mai compreso, no? Saresti rimasta sempre col dubbio. Che sicuramente prende YouTube in un altro modo ti avrebbe portata a essere in un modo, però ti saresti perso un sacco di pezzi. Sai che non capisco la domanda. Scusami. Ok. Tu adesso hai detto che prima avresti intrapreso, utilizzato lo stesso mezzo, ma in una maniera diversa praticamente. Ok. Quindi se sei diventata quello che sei però oggi, con sta consapevolezza, è perché proprio hai fatto quelle scelte del passato. Quindi sei sicura che un approccio diverso non ti farebbe in realtà del male? Beh, ma tu stai escludendo quindi il fatto che... Cioè, la mia risposta era appunto tornare indietro con la consapevolezza di oggi. Ah, ok, ok, c'è cioè questa cosa qui, ok. L'avevo escluso sto pezzo, l'avevo omesso, perdonami, cara. Si è fatta una certa per me. Io sono anziano. Capirai dopo, sto pure al Cerbero, devo fare pure una live difficile, però vabbè. Vediamo sta. Ah, dopo sei vai al Cerbero? Ospite? Dopo vado al Cerbero, perché abbiamo parlato ultimamente di un tizio, un guru dell'internet, che dice che la depressione è un'illusione. Oh mio Dio. E che i depressi sono dei vampiri energetici, roba così. E quindi l'abbiamo un pochino debancato. L'altro giorno abbiamo fatto una live. Lui l'ha vista e adesso ci ha esortato a fare un confronto dicendoci pecorelle, facciamo, oh mio allora, Dio, che palle. E quindi questa sta sera gente. Per me sarà una live complicatissima, capisci? Perché io poi mi incazzo. Okay. Io poi adesso sto a fare tutto quello tranquillo, ma io dico un sacco di parolacce, sono bello tremendo, quindi... Merda, io voglio vedermela. Peccato che stasera sono in live, me la recupero comunque, me la recupero assolutamente perché sono... Mo mi hai messo la curiosità. Allora, guarda, recupera di quella che abbiamo fatto lunedì. Ok. Tant'è, quella recuperala perché parliamo proprio di quello che ha detto. Sempre al Cerbero. Sempre al Cerbero. E poi invece stasera succederà, penso, il patatrack. Però io so già che... So già come andrà a finire. So già, perché la gente è molto felice quando attacchi qualcuno. Poi però quando lo attacchi vis-à-vis empatizza con quella persona. E quindi, è vero. E quindi cominceranno a fare, no, però, però un cazzo vaffanculo. Questo dice, parla dei depressi come se fossero degli imbecilli. E quindi, vabbè. Okay. Ah, non vedo l'ora di vedere i risvolti. Io spero che non mi porti. Spero che sta cosa non mi porti casini. Perché l'hating, quando c'è un. Il mio è un dissing dettato dal. Io sono un po' contro i dissing, però è contro la disinformazione. Certo, certo. Però c'è sempre qualcuno che. Qualche augurio di morte mi arriverà sicuramente, come al solito. Allora, non li puoi evitare quelli, qualsiasi cosa tu faccia comunque. Vabbè, però insomma, potrebbe essere interessante. Allora, se non fanno attenzione, i mediatori possono perdersi nella loro ricerca del bene e trascurare le attività quotidiane che la vita richiede. I mediatori spesso si perdono in pensieri profondi, godendo della contemplazione ipotetica e filosofica più di ogni altro tipo di personalità. Lasciate a se stesse, le personalità del mediatore potrebbero perdere il contatto, ritirandosi in modalità eremita. E ciò può richiedere agli amici o ai partner una grande energia per riportarle al mondo reale. Immagino che tu ti senta in linea con sta roba. Per proprio descrizione di Karen Casiraghi. Okay. Ma questo è perché c'è la I, hai visto? C'è la I, che è INF, no? Quello è introverso e estroverso. E quello dipende, ma introverso e estroverso non è come lo intendiamo noi, sei estroverso in mezzo alle persone o con le persone. Si basa molto sul pure il recupero delle energie, ok? Mm-hmm. Su come tu recuperi l'energia. E questa modalità eremita è molto da persona introversa in ambito delle 16 personalità, no? Questo isolarti. Però ti faccio una domanda, perché io sono un rompicoglioni. Dimmi. Allora, questo isolarti... Che tu hai bisogno di isolarti, giusto?
Sì. Okay. Però in realtà quanto ti fa male? Perché c'è un bisogno, però sicuramente dall'altra parte ci avrei bisogno pure di qualcuno che ti aiuti, no? Quando stai male. O no? Ma infatti è una cazzo di lama doppio, no, lama a doppio taglio, com'è che si dice? Coltello a doppia lama, vabbè, avete capito? Io non, non mi è piaciuto talmente tanto sta cosa che va bene così. Ok. Diciamo che sto appunto cercando in... Diciamo che in questa fase della mia vita stanno cambiando molte cose rispetto a prima. Ho fatto anche diversi mesi di terapia con la psicologa, okay. Che ricomincerò a settembre. E sto un po' lavorando sul cercare di bilanciare le cose. Perché prima di questo sono sempre stata molto... Cioè le mie fasi da eremita sono sempre state talmente... lunghe, talmente spesso e talmente assolute che io alla fine finivo per dover rinnovare le mie amicizie ogni tot, perché quelli che c'erano mi dicevano: senti cara, ma dove cazzo sei? E quindi ogni tot mi mandavano a fare in culo, no? Bene. E, quindi io non ho, per farti capire, io non ho amicizie vecchie, di vecchia data. Tutte le mie amicizie attuali sono nuove, proprio di zecca. Beh, welcome to my life, io sto come te, eh? E ecco. Perché io per 11 anni, avendo fatto animazione pure all'estero, animazione turistica, ho perso un sacco di gente, ho perso... Poi quando ho cominciato a lavorare, lavoravo in ambito terapeutico e quindi stai sempre a contatto con... o con bambini, perché magari la terapia è sui bambini, o con adulti. E quindi poi che non diventano amici, che amici so, cioè, poi fa amicizia così, dice vabbè dai, mo mai parlato del tuo problema, adesso andiamoci a bere una cosa, non funziona così. E quindi l'ho vissuta molto io sta cosa, e che è quasi un autosabotaggio, no? Perché poi questa qua ti porta a una solitudine che non sai più a che aggrapparti, perché pure a paragone con gli altri fai, ma vedi gli altri ci riescono, io no. Non riesco, perché gli altri sì, io no, perché mi devo trovare sempre in questa cosa, perché poi parte, ecco, il cilicio, la frusta, uno comincia, però il momento leopardiano, no? De isolamento. È perché è tanto diverso il voler stare solo dal sentirsi proprio solo. Sì. Rimango spesso fottuta proprio dal fatto che... aver bisogno di stare sola mi porta a rimanerci proprio. Ma forse sai, sono le modalità con cui ci arrivi che non fanno bene, no? Perché... ma infatti appunto per questo c'è sempre un periodo di... che è il periodo attuale, il periodo di me che cerco di capire come cazzo muovermi nella vita. Sto lavorando su molti aspetti su cui non avevo mai lavorato. Ok, quindi è un periodo attuale, benissimo. Sì, allora... sì, sì. Allora non andremo a fondo, perché mi hai detto che non volevi andare a fondo, non ci andremo, non ti faccio altre domande. Andiamo. Guarda però che rispetto, guarda che roba. Molto rispettoso. Hai visto che roba? Grazie. Allora, per fortuna come i fiori in primavera, l'affetto, la creatività, l'altruismo e l'idealismo del mediatore torneranno sempre, premiando lui e coloro a cui tiene magari, non con la logica e l'utilità, bensì con una visione del mondo che ispira compassione, gentilezza e bellezza ovunque vada. C'è della poesia. Vabbè, questa è una conclusione mamma un po' così. Mia. Vabbè, questa è un sono loro decisioni. Guarda, io ci vediamo adesso il superpotere e la debolezza e poi ti lascio andare. Vai. Allora. Oddio, il superpotere e la debolezza non so nemmeno se me l'ero letto comunque ai tempi. Ma perché qua, ma questo è un po' più specifico, vedi qua ci stanno pure gli stack cognitivi. Che ti spiegano qual è la dominante. Fi. Però bisogna conoscere le funzioni cognitive, se no è un po' complicato. Ok. Io guarda, se vuoi recuperarteli, io faccio dei video un po' più specifici su TikTok. Do delle piccole pillole dove spiego un pochino. Quindi se te le vuoi vedere che ti vuoi appassionare sta roba. Insomma. Vabbè. Allora. Gli INFP hanno una dirittura morale esemplare. Sono capaci di immaginare le intenzioni degli altri in modo quasi paranormale. Ok. Come c'è sta cosa?
Allora, no. Me la spieghi un secondo. Allora, guarda, io quando ho fatto sta domanda a Dredd, conosci Dredd, no, Matteo? Lui mi ha detto che a lui in realtà questa cosa sembra quasi paranormale. Lui è come se riuscisse ad anticipare le mosse degli altri, un avvenimento, quasi come se fosse un medium, che però solo in alcuni ambiti, in alcuni casi, non gli succede sempre. Quindi è proprio come la leggi. Allora, come ti dicevo prima, qui c'è un problema fondamentale che è quello di me, che sono un'insicura paranoica quasi. Ok. E quindi se in alcuni momenti penso, cavolo, io cioè riesco a percepire cosa sta provando quella persona, riesco a immaginare cosa vorrebbe in questo momento, cioè... quando ci sono appunto queste situazioni in cui bene o male credo, cioè sono convinta di riuscire a capire una situazione che magari non è così palese, sono talmente insicura che mi dico no Karen, qua stai esagerando, non è possibile una cosa del genere, sei solo un'egocentrica del cazzo, smettila di credere di riuscire a capire gli altri. Becca, quindi torno indietro e non ci ragiono più. Allora, quindi diciamo che c'è, ma tu la blocchi. Sì, perché non, anche a dirti che c'è, non non mi sento in diritto, non mi sento abbastanza sicura di me da dire che effettivamente c'è. Io credo che ci sia. Ok. Però non voglio invece confondere con magari un mio essere semplicemente convinta o essere egocentrica e pensare di sapere tutto e capire tutti, capito? Cioè, ho paura di fare questa, di confondere queste due cose. Ok, ho capito. Va bene, accettabile. Non ti dico niente perché sennò se va oltre, cioè non c'ha senso. Se faccio un intervento più profondo ora non serve. Allora... L'individuo INFP è guidato da un forte senso di integrità. È un tipo molto intuitivo, e specialmente per quanto riguarda fatti e dinamiche che coinvolgono le persone. Queste sue caratteristiche lo rendono perfetto per ricoprire posizioni dove è richiesta oggettività e buon giudizio. E qua però torna a quello che abbiamo detto prima un po', no? Sì. Perché probabilmente se tutti... C'hai paura che poi sia egocentrismo... E quindi c'hai paura che quella visione poi sia troppo egocentrica? Pure quando la cosa è oggettiva? Sì, nel senso che, no beh, quando è oggettiva, cioè dipende dalla situazione. Diciamo che tendo talmente tanto a mettermi in dubbio che a volte non capisco nemmeno io dove cazzo mi devo fermare, dove ci sono le cose oggettive e dove invece posso permettermi di avere effettivamente il cazzo di dubbio su me stessa. Beh, ci sta. Vabbè. È in linea. Allora, le debolezze. Allora, gli INFP non hanno una mente logica e possono apparire meno intelligenti di quanto siano in realtà. Questo perché ragionano in termini di giusto o sbagliato piuttosto che di vero o falso. Un INFP non avrà problemi a prendere una decisione assolutamente illogica se la decisione è eticamente giusta. Mi riesci a fare un esempio? Allora, ti faccio un esempio. Se c'è... adesso stiamo facendo una chiacchierata. Aspetta che voglio cercarlo centrale. Ok, stiamo facendo una chiacchierata e io ti comincio a parlare di un qualcosa, ok? Che è vero, una cosa vera. Io adesso ti dico che il bicchiere... Tutte le persone che usano un bicchiere dovrebbero spaccarlo così che da aiutare l'ambiente. E noi magari scientificamente sappiamo che questo è vero. Però, okay. Se per te questa cosa è sbagliata, perché? Perché magari pensi alle persone che ci hanno lavorato dietro, perché pensi ai danni che potrebbe fare, perché nonostante quello che ti dico io sia vero, la tua etica, il tuo essere giusto o sbagliato non ti fa, ti fa prendere una decisione illogica. Quindi vado contro questa decisione nonostante io sappia che è vero, perché per me è sbagliato. Però mi stai toccando sul tema dell'ambientalismo e... allora... Non so se mi sono spiegato, però. Eh? Non so, però è chiaro il messaggio?
O te devo fare un altro esempio? Penso che dipenda dalla situazione. Per esempio, se... questa è una cosa magari con cui ho anche parlato in chat, tra l'altro, di cui ho anche parlato in chat. Se per esempio c'è da dire a una persona una verità che può farle del male, io tendenzialmente sono il tipo di persona che non lo fa. Cioè, piuttosto che farti del male per qualcosa a cui potresti giungere da solo con un ragionamento più avanti, invece che farti del male in questo momento per una sorta di qualsiasi utilità che possa essere, dirti la verità, farti rendere conto di qualcosa, non lo faccio perché non lo trovo giusto. Cioè, eccolo, l'hai spiegato proprio, è questo. Hai usato un esempio meglio del mio, hai visto? Quindi sì, questo sì, è in linea. Ma sta cosa poi non te fa sentire in colpa, perché magari gli potresti evitare l'altra sofferenza a quella persona? Metto sulla bilancia, dipende quanto questa verità è pesante rispetto a quanto gli fa male saperla, sapere la verità o no. Cioè il cambiamento che apporta alla sua vita saperlo e versus il male che gli fa. Minchia, interessante. È perché è interessante pure perché è difficile prendersi una responsabilità tale, perché le decisioni che prendi è un ago della bilancia che poi decidi tu, no? Non possiamo sapere se a lungo andare sta cosa farà veramente del bene o se è come dici te. Quindi è complicato, certo. Proprio. Complimenti. Io non ci riesco. Poi magari faccio stronzate, non è detto che riesco a scegliere bene. No, io invece ti dico tutto subito. Io so così, cioè proprio... Magari indorando la pillola, che ti dico, senti, c'è Pasqualino che ha detto che sei una brutta merda. No, magari te lo dico in una maniera... Vorrei evitate fatte del male, ovviamente, però... Pasqualino bastardo. Sta merda. Anzi, torniamo sulle cose serie. Antonella, quella maledetta. Maledetta, vaffanculo. Quella lettera, lo sai dove te la dovevo mettere? Lo so io dove te la dovevo mettere. Famo che se siamo capiti. Allora... Antonella. Mortacci sua. Antonella, maledetta. Allora, come conseguenza della loro dirittura morale... Come conseguenza della loro dirittura morale, gli inf possono facilmente sentirsi offesi dal comportamento degli altri. Sono spesso permalosi. Con questo non sono d'accordo. No, meno male, una cosa in cui non siamo d'accordo, sono contento. Beh, meno male. Sono proprio, anzi, per offendermi penso che ci voglia proprio, cioè devi fare il pezzo di merda. E anche in quel caso è probabile che dopo una settimana ti dica, ma sì, dai sti cazzi. Io non mi comporto proprio così, quindi mi fa un sacco ridere. Bene. Io invece mi impunto. Cioè, sì. Porco dinci. Io ho preso un sacco di botte da piccolo, no perché ero tremendo, era quando mi impuntavo. Mia madre mi ha tirato di tutto per questo motivo. Perché mi impunto poche volte, ma quando mi impunto è finita. Cioè, proprio è complicatissimo. Una follia. Discute con Porti rispetto a te stesso, fai in modo che le persone fatichino cazzo per... devono portare rispetto. Sì, fai però, rispetto. Però magari facendo così non glielo porto io a loro, capito? Quindi... Dipende se esageri, perché esageri? No, dipende, dipende, sempre. Però aspetta, è un'arma, come detto, un'arma a due lame? Come hai detto prima? Sì. che è un'arma a doppio taglio, però va bene, pure un'arma a due lame è perfetta. Allora, gli inf vivono in un mondo di possibilità, pertanto hanno difficoltà a tenere i piedi per terra e ad essere consapevoli di cosa succede intorno a loro. Generalmente hanno una pessima attenzione per i dettagli. Aspetta, la spiego bene perché con sto fatto, entrando pure in questa modalità eremitica, pure quando magari stai in mezzo alla gente, che magari selezioni le persone, magari oppure questo fatto di utilizzare molto la fantasia, la tua parte artistica nel lavoro... E poi ti perdi i dettagli perché voli sulle ali della fantasia, che è poetico ma è reale in questo caso, e quindi ti perdi dei dettagli. C'è questa cosa? Sì. Sì, ma sì. Penso che... mi sono accorta molto spesso con anni di ritardo a volte di alcuni comportamenti che ho avuto magari con persone, con amici completamente sbagliati o anche irrispettosi, ma che non erano cose di cui non mi accorgevo, che non facevo con cattiveria, che non facevo proprio apposta, ma era proprio distrazione, cioè la mia testa era proiettata sulle nuvole
e non mi rendevo conto di certe meccaniche sbagliate che avevo anche appunto con le persone. Ho apprezzato molto che hai usato proiettata, visto il mio cognome, grazie. Mi fa... Prego. Grazie, grazie di cuore. Mi fa piacere che io ti abbia ispirato sotto questo punto di vista. Allora, Karen, io so che devi andare in live. Fra quanto vai in live? Ma guarda, in realtà prima ceno, quindi può essere alle 19 come alle 20, dipende quanto ci metto a farmi da mangiare. Ok. Allora, vabbè, io se sono ancora in live, eventualmente ti faccio un ride dopo, ma io volevo ringraziarti di cuore. Grazie. Ma va, grazie a te. Grazie per la bella chiacchierata. E... mi ha fatto super 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 piacere, è stata molto interessante. Dai, sono contento che non sia stata, che sia stata interessante e non una rottura di palle, questo è già tanto, fa piacere. No, no, ma diciamo che il test dà un sacco di spunti, quindi si può parlare di un sacco di roba. A volte si riesce, a volte meno, tipo con Paolo Cannone mi ha fermato subito. Oddio, perché? Perché io ho fatto una domanda molto intima e mi fa: "Ehi King, stiamo correndo un po' troppo, King, piano piano ci arriviamo." Oppure c'è chi si è messo a piangere, quindi ho imparato adesso a fare... Cioè, hai fatto una vera e propria seduta psicologica con questa persona per farla piangere? No, in realtà è successo a più persone, ma non ho fatto seduta... Credimi, cioè io non voglio fare lo psicologo, io magari analizzo delle cose con altra visione, perché magari vedo le cose per fare l'avvocato del diavolo, ma non sto qua per fare analisi a nessuno, però magari ho toccato punti... C'è gente che ha spento la cam, gente che se n'è nata da una parte. No, aspetta, beh, ma che cazzo... Ma io vado a recuperarmi, che cosa hai combinato, scusami. Ma che... Io eviterei di farlo. Va bene la nostra live, hai visto adesso quando tu mi hai detto io non voglio che mi si sfrugugli psicologicamente perché non mi piace la pubblicità. Hai visto come ho cominciato a fare tutti i passi indietro, perché ho detto... Tiè, ma questa infatti botta... ti sei fermato sempre sul limite proprio perfetto. Hai visto? Bravo. E sto cominciando a imparare. Beh, quando mi fai mettere a piangere 4-5 persone, in realtà, oh. Cazzo, 4-5, ma hai fatto una cazzo di strage. Oh, ti giuro, lo sai che mi succede? Poi io quando si piange qui, no, vis-à-vis è molto più... Qua non sai bene come, perché poi devi portare avanti la live, però non devi essere stronzo. Poi devi dire... diventa complicatissimo, credimi. Ho capito, ma se fai le live di psicologia è ovvio che tocchi dei tasti dolenti per forza, se chiami degli ospiti a parlare della loro. Ma io non faccio live di psicologia proprio, cioè non è così. Però diciamo che non ti stai aiutando con questo format a rendertela facile. No, sarebbe peggio se io ti dicessi: oggi abbiamo Karen che per parlare della live sui suoi traumi. Allora lì mi starei a fare un autogol, ma... Cazzo, io qua leggo... Oh, ma guarda che roba, c'hanno una grafica, ci stanno i pupazzetti verdi. C'è la tua cazzo di personalità, c'hai i pupazzi. Cioè, adesso l'ho chiusa, ma ci stanno i pupazzi. Cioè, è una cosa che... Allora, posso avanzare una teoria mia personale? Vai. Noi, influencer, soprattutto chi fa Twitch, YouTube, comunque si mette in prima persona a parlare davanti alla telecamera... Per la maggior parte, ovviamente non tutti, per la maggior parte siamo insicuroni. Siamo degli insicuroni, quindi ci fai crollare così proprio. Sono molto contento. Questa sarà una cosa che mi farà collaborare con molte persone. Tipo un giorno tu mi chiamerai sicuramente per fare una live. E dici, che fa Max? Max tira fuori tutte le insicurezze e fa mettere a piangere le persone. È perfetto per questa cosa. Va esatto. Bene. Grazie, ti devo dire che la mia autostima adesso proprio sta a mille, infatti penso che stacco la live e vado al bagno a piangere proprio. No, per una volta è una persona esterna che fa piangere te, dai. Ma scusa, non potrebbe essere che non piagne nessuno e va a fanculo, non si può fare sta cosa? Un po' di karma ci vuole nella vita però, scusami. Ma pure un po' di calma, che cazzo, che non ho capito, io sto fate tutto per non far piangere nessuno, poi vabbè, va bene così. Comunque, no, non piangerò, Mick. In realtà ogni tanto piango in live, quindi non dire cazzate. Ogni tanto, quando mi prendono quei momenti leopardi, non sono capace, il mio canale va male, perché non so Oddio, che fare. Oddio, no! Ma è successo a volte, Ma è successo. Ci sono stati momenti un po' di difficoltà. Ma da quanto tempo sei su Twitch? A novembre due anni. Però calcola, ho cominciato... Per me è stata difficile perché non c'avevo una base da cui partì.
E quindi ho... Ah, sei partito da zero? Da zero, io non c'avevo follower, non c'avevo niente. Calcola, ho cominciato con Fall Guys, perché... E Metal Slug. Perché ah, non... quindi proprio gamer. ma non c'avevo pubblico, tu provi a immaginare che io facevo just chatting da solo. Chatting da solo è un po', effettivamente un po' triste, esatto, come situazione. Quindi poi piano piano, ho cercato... Beh, già che ho raggiunto la partner, per me è già, vuol dire che abbiamo fatto un lavorone... Ma purtroppo Twitch non è una piattaforma molto, molto studiata sotto il punto di vista di crescita. No, zero. Ma zero non ti dà una mano. Ma zero. Infatti io sto crescendo. Adesso sto crescendo tramite TikTok. Su Instagram un pochino. E su YouTube pure mi viene aspetta, eccomi, adesso mi senti? Pure se faccio un terzo delle visual, YouTube ogni tanto mi porta gente. Twitch invece mi porta a nulla. Stavo per essere volgare, quindi no. Ho detto vabbè, mi porta il nulla. Okay. Vabbè, comunque è un'ottima tattica quella di allargarsi, ramificare sugli altri social. Devo farla anch'io, tra l'altro. Ma mica stiamo a schiacciare i punti neri ai dalmata, qua stiamo a lavorare, insomma, ci ragioniamo. Che cazzo. Allora, grazie Karen, grazie di tutto. Facciamo un bello shout-out a Karen, che fra un po' va in live. Io ti dico grazie per non aver pianto. Prego. Grazie mille per non aver pianto e spero che ci rivedremo alla prossima. Quando vuoi. Quando faremo una bella partita a Fortnite. Insieme. Oh yes. Così non facciamo più psicologia, ma parteciperemo. Allora da oggi ci impegneremo io e Karen per partecipare ai prossimi Twitch Rivals di Fortnite. Vinceremo per voi. Perfetto. Andata, beh, squadra insieme. Guardate come ci crede, benissimo. Grazie davvero, grazie per aver accettato l'invito e grazie per la chiacchierata davvero di cuore. Grazie a te, mi ha fatto molto piacere. Alla prossima. Cosa, non so come si esce da qua. Guarda, intanto ti butto fuori io, poi dopo puoi chiudere, basta e chiudi il browser. Ok, ok, ora vedo la X. Ciao, Karen. Ciao, ragazzi, ciao chat, ciao Max. Boh, eccoci qua. Abbiamo fatto.